sentenza del processo di primo grado per la tragedia dell'hotel Rigopiano, sentenza che è arrivata ieri dal Tribunale di Pescara. Il giorno dopo resta sicuramente la rabbia, ma resta anche la disperazione dei parenti delle vittime per queste 5 condanne, 25 assoluzioni a fronte dei 30 imputati. La giornata di ieri è stata seguita per noi in diretta appunto dal Tribunale di Pescara, dal nostro collega Luca Pompei, che abbiamo ancora una volta collegato in diretta. Luca, buongiorno a te. Dicevamo, il giorno dopo si continua a parlare della sentenza, ma soprattutto a parlare sono i parenti delle vittime di Rigopiano. Sì Anna, buongiorno a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, dopo le reazioni caldissime, non calde, soprattutto da parte dei parenti delle vittime, per la sentenza del giudice Gianluca Sarandrea intorno alle 17 dall'aula 1 del Tribunale di Pescara, oggi è il giorno della riflessione, ma soprattutto dell'attesa delle motivazioni di questa sentenza che ha fatto così discutere. Tra l'altro, tecnicamente in realtà, Anna, sono soltanto 3 le condanne, lo ricordiamo. Sono i 3 anni e 4 mesi per i 2 dirigenti della provincia di Pescara, D'Inceco e Di Blasio, 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. E ovviamente c'è stato tanto malcontento da parte dei parenti delle vittime, però ecco, ci piace ricordare in questo telegiornale, ci piace proporre a tutti voi un contributo estremamente prezioso che abbiamo raccolto ieri sera nella trasmissione del nostro direttore Carmine Perantuono, i fatti e le opinioni. La testimonianza è quella di Alessandro Di Michelangelo, fratello di Dino Di Michelangelo, una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano. Non cerchiamo colpevoli, ha detto Di Michelangelo, cercavamo la verità su quanto realmente accaduto e su quanto si poteva fare e non è stato fatto per salvare quelle vite. E allora io riproporrei a tutti voi, Anna, questo contributo estremamente prezioso, senso anche di grande civiltà ed equilibrio, di Alessandro Di Michelangelo, che possiamo ascoltare. È stato come un nastro che si riavvolgeva, che tornava indietro nel tempo e tornava a quel 18 gennaio 2017. Quello che è successo è stata una tragedia italiana che ha insegnato tanto anche a livello, diciamo, umano, i volti delle vittime, delle 29 vittime sono conosciuti addirittura anche all'estero. Oggi si è ritornati a quel giorno, mi è passato per la testa tutto un percorso che abbiamo fatto da 6 anni insieme e oggi poteva essere una giornata in cui magari cercare di trovare non un colpevole su cui scaricare tutto il nostro dolore accumulato in questi anni e la rabbia, ma cercare di trovare quella giusta pace interiore e dire come familiari: va bene, è successo questo, è stato accertato cos'è successo, qualcuno ha sbagliato ed è giusto che paghi secondo il nostro ordinamento. Questo oggi non è successo, è stata una giornata difficile da raccontare e che penso rimarrà a lungo nella mente di tante persone, soprattutto dei protagonisti, quindi le mamme in primis. Parlavamo di 5 condanne, adesso abbiamo capito che ne sono invece in realtà 3, quindi è stato un qualcosa che oggi rimane ancora in evaso, cioè io oggi ancora devo capire che cosa è veramente successo. Io ho un'immagine che è indelebile, le macchine in fila degli ospiti che cercavano di poter scappare con i tergicristalli alzati per evitare che si ghiacciassero, quindi per cercare di intraprendere un viaggio in una tormenta, ma erano pronti per scappare, per andar via. Quindi questo significa che avevano chiesto aiuto, che c'era la percezione del pericolo e che era stata lanciata la percezione del pericolo. E qualcuno purtroppo oggi non ci è stato fatto capire chi non ha ricevuto e non ha colto questo messaggio di pericolo e di richiesta di aiuto. Come dicevi tu, avevo il diritto di andarmene, avevo tutto il diritto di scappare,
a questo gli è stato precluso e oggi stiamo parlando di 29 vittime. Ripeto, noi non abbiamo mai chiesto, io personalmente e la mia famiglia, una caccia alle streghe per poter lenire il dolore e dire ecco l'assassino. No, che il rispetto c'è stato sempre nei confronti degli inquirenti, della procura, che ripeto, anche oggi dopo questa sentenza per me ha fatto un lavoro egregio. I magistrati li ho visti con gli occhi lucidi, ho visto i miei colleghi che lavoravano fuori per l'ordine pubblico con gli occhi lucidi, ho visto la gente, anche voi giornalisti, quasi piangere. Oggi però purtroppo ritorniamo indietro nel tempo e è come se fossimo ritornati al 18 gennaio. Il dolore, l'angoscia, lo strazio, e potevamo pensare oggi di ricevere quella, diciamo, serenità e dire va bene, almeno abbiamo dato un segno, abbiamo ricevuto un segnale, invece adesso dobbiamo attendere altri 90 giorni e poi capiremo il da farsi, capiremo cosa ha indotto il giudice a decidere una cosa piuttosto che un'altra. Rispettabilissima anche la sua decisione, ma da familiare giustamente voglio capire. Sperare magari di poter ribaltare in appello questa sentenza. Ma ripeto, non per trovare un colpevole, ma per cercare di trovare la verità, perché oggi non sappiamo che cosa è successo realmente a questo punto.